Dopo il grido d'allarme e l'atto d'accusa del direttore della Caritas di Salerno, Don Marco Russo, sullo stato di abbandono in cui versa l'area adiacente la chiesa di Santa Maria della Consolazione in via L'Aspro, arriva la risposta di Palazzo di Città. La denuncia era partita dopo l'allagamento della navata in seguito al nubifragio di domenica e lo sfogo su Facebook con l'intento di denunciare proprio il municipio salernitano. Questa mattina il sindaco Vincenzo Napoli ha effettuato un sopralluogo per rendersi conto di persona delle criticità. La manutenzione viene effettuata, ha spiegato la fascia tricolore, ma le caditoie erano ostruite dal fogname e ha chiesto al parroco di dare una mano al comune. Ci sono volumi d'acqua che vengono dall'alto degli insediamenti che sono importantissimi dal punto di vista quantitativo. Però le caditoie sono state manutenute, erano ricoperte però da strati di fogname che ne ostruivano l'imbocco. Ho dato disposizione all'ufficio competente di intervenire immediatamente per la rimozione di questo fogname e cureremo settimanalmente una visita sui luoghi per verificare se ci sono fenomeni analoghi. Ho percorso la scala e anche lì le caditoie erano pulite ma ostruite. Dirò al parroco di magari se può aiutarci per tenere pulite perlomeno le caditoie sulla scala, che credo sia privata, ma comunque privata o non privata va fatto.